È stata inaugurata ieri l'ex chiesa di San Giovanni Battista a Gela e il sindaco Domenico Messinese ha consegnato simbolicamente le chiavi dell'edificio storico ad una scolaresca. Affidiamo ai nostri giovani una struttura per cui abbiamo salvato i finanziamenti di restauro, ha detto Messinese, in segno di cessione responsabile del nostro patrimonio alle future generazioni. Alla manifestazione inaugurale ha preso parte anche il presidente della regione, Rosario Crocetta, che ha apprezzato gli interventi realizzati. Una chiesa sconsacrata che è rimasta chiusa per decenni e che oggi viene restituita come luogo di aggregazione, luogo di confronto proprio nel centro storico della città di Gela. Oggi rinasce nel suo splendore originale, però con una funzione diversa. Abbiamo durante il restauro cercato di mantenere le parti originali dove è stato possibile, infatti si vedono determinati scorci di diverso colore proprio perché fanno parte degli interventi originali e oggi lo inauguriamo dopo che praticamente si è completato tutto l'iter, un progetto che di fatto la città aveva perso e che noi molto caparbiamente siamo riusciti a recuperare il finanziamento, siamo riusciti ad avviare in tempi celeri i lavori e siamo riusciti a consegnarlo alla città. Penso che questo sia uno degli orgogli di questa città, che ha tante cose belle nascoste, a volte celate, no? Che si riapre. Questa è stata, diciamo, c'è un altro angolo di fronte alla chiesa del Rosario, dove c'è una chiesa nascosta che anche lì dovremmo recuperare. Questa è sicuramente una delle cose più belle che sono state fatte per il valore che ha questa struttura, un valore che viene confermato, fra l'altro vedo un restauro fatto bene, che non ha modificato la sua, diciamo, l'aspetto che aveva la chiesa, e quindi anche questo un lavoro filologicamente importante. Complimenti. Mi pare che l'amministrazione anche comunale possa essere soddisfatta di regalare alla città un bene così prezioso, così bello. E adesso gli altri progetti di riqualificazione, stiamo lavorando col comune per fare partire i cantieri nel giro. Tempi I tempi noi e siamo pronti, certezze. per essere chiari, i soldi ci sono, Parliamo da tanto aspettiamo tempo. solo i bandi di A gennaio gara. A gennaio partiranno partiranno i primi appalti. Perché i soldi ce li abbiamo sbloccato le risorse nazionali col governo e quindi possono cominciare a partire i primi bandi di gara che potranno migliorare l'aspetto della città.